vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Tramonto occidentale vuole essere un omaggio alla figura artistica di Franco Battiato, e questo spettacolo nasce sia dalla passione che ognuno di noi artisti del gruppo ha nei confronti di Battiato, ma anche dalla voglia di voler raccontare la carriera artistica di Battiato sia dal punto di vista musicale, che poi è la parte ovviamente più fondamentale, ma anche da un punto di vista personale, quindi il suo percorso artistico, la sua evoluzione interiore e in qualche modo spirituale. Infatti lo spettacolo viaggia, diciamo, su due linee parallele: una linea narrativa, quindi quasi teatrale, che racconta appunto l'uomo Battiato, e una linea musicale, dove appunto l'ensemble, che è composto da pianoforte, viola, violino e chitarra acustica, racconta Battiato da un punto di vista musicale. Ai 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 ai, cantava. La formazione di questo ensemble è composta da Giuseppe Guarnieri, che è anche il promotore di questo progetto, nonché arrangiatore e pianista, Giovanni Peligra alla narrazione, quindi che racconterà l'uomo Battiato. Io sono Alessandro Romano alla voce e alla chitarra acustica, e poi ci saranno una viola suonata da Nadia Tidona e un violino suonato da Teresa Lombardo. Giorno 3 di novembre saremo a Palermo, al Teatro Sant'Eugenio. E questo spettacolo ha girato molto in Sicilia in questi anni, abbiamo fatto tutto il versante orientale, Catania, Siracusa, Enna, e adesso appunto approdiamo a Palermo. Come dicevo, questo spettacolo viaggia su due linee, una narrativa e una teatrale, quindi speriamo di avere un riscontro come quello che abbiamo avuto negli altri teatri, perché lo spettacolo è molto emozionante e ovviamente le musiche e il racconto di Battiato coinvolge molto lo spettatore.